Signori ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con la stadio Luigi Ferraris di Genova, dove Sampdoria e Ancona si giocano la Coppa Italia nella finale di ritorno, partiti in questo istante. Vagullit sempre seguito da Mazzarano, raddoppio ora, tocco per Jugovic, inserimento di Serena, tiro e palo clamoroso da parte di Serena, splendido tiro a pelo d'erba di Serena che vedete inquadrato, Nista appariva battuto, l'azione prosegue, gran movimento in area dell'Ancona, Gullit, poi Bjarkovud, poi Platt, poi la rovesciata ancora con intervento di Nista, cerca di farsi vedere Agostini, riceve la sua rovesciata, il colpo di testa di Serena, il fischio del signor Luci, non se ne sono accorti Jugovic e Fontana, squadre negli spogliatoi, tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, 0-0, situazione che non si è sbloccata dopo la prima parte di questa seconda finale per l'aggiudicazione della Coppa Italia. Serena, Jugovic, Gullit nei pressi del pallone, sono tutti buoni tiratori. Potrebbe toccare Serena per Evani che ferma per Gulli, destro e gol! C'è stata anche una deviazione, mi è parso di aver visto, e sul destro di Gullit la Sampdoria sblocca la situazione. Ferma Evani, la falcata di Gullit, il suo destro di collo pieno e probabilmente sì, c'è stata una deviazione. Centralmente verso Lombardo, sbuca poi Bertarelli, riesce a mettere in mezzo, arriva Lombardo, gol! 2-0 per la Sampdoria. Dodicesimo, raddoppio della Sampdoria, Lombardo. 1-2, micidiale della Samp in apertura di ripresa, di Arcovud, vedete Bertarelli che è bravo a rimettere in mezzo un pallone sul quale si coordina e batte in gol Lombardo, 2-0. La Samp aveva vinto già nell'85, 88 e 89, particolarmente importante il primo successo. Colpo di testa intanto di Bjarkovud, gol! Bjarkovud segna il terzo gol per la Sampdoria. Robusta mano che Bjarkovud dà al portiere della Sampdoria in difesa. Ecco il colpo di testa di Bjarkovud. E vedete dove va a infilarsi il pallone, assolutamente imprendibile per Nista, e gol molto bello dell'Ancona con Lupo, ha segnato Lupo, gol bellissimo di testa di Lupo, Jugovic che lancia Gullit, Gullit per Lombardo, posizione regolare, Lombardo, Lombardo e Nista, la porta è vuota e c'è il gol, Lombardo, 4-1 per la Sampdoria. Ottima azione di contropiede della Sampdoria con Ancona che era tutto scoperto in avanti. Lombardo termina a terra e Luci concede il calcio di rigore. Bertarelli chiuso molto spesso da Mancini, non ha avuto molte opportunità di mettersi in luce. Ora può iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori di questa finale di Coppa Italia e lo fa battendo per la quinta volta Nista, 5-1 per la Sampdoria e vedete l'esultanza di Bertarelli. E ora Jugovic che si inserisce ancora e c'è rigore ancora. Altro, questa volta mi pare che il rigore sia ineccepibile per la, rivediamo, vedete Jugovic che dribbla Glonek e Vani ora contro Nista. E ancora gol, Evani per il 6-1. Ma tutta la stagione della Sampdoria è da giudicare in chiave positiva, sicuramente ricorderete che nei pronostici della vigilia non c'era molto spazio per la Samp, che invece è stata protagonista di un campionato davvero notevole.
Ed ecco il momento ufficiale, Luciano Nizzola consegna la coppa, vedete che c'è anche la figlia di Paola Mantovani ed ecco Bjerkovud che alza al cielo la Coppa Italia. La Sampdoria vince l'edizione 1993-94 della Coppa Italia battendo per 6-1 l'Ancona. Vi ripeto velocemente i marcatori: Gullit con deviazione della barriera al quarto della ripresa, il 2-0 di Lombardo al dodicesimo, il 3-0 di Bjerkovud al ventunesimo, il gol di Lupo per l'Ancona al ventiseiesimo, il 4-1 di Lombardo al ventinovesimo, poi Bertarelli su rigore e ancora Evani su rigore hanno portato il punteggio finale sul 6-1.